Ranocchia a calcio di punizione a cercare un movimento, Bentancur allontana in qualche modo, poi la conclusione che finisce alta, ha provato Felipe Pardo dalla distanza, tale pericolosissimo, Di Già si propone, ecco il suo movimento, occhio all'apertura, palla sul mancino, poi sul destro, ha provato Seba, 83 gettoni UEFA. Palla dentro, il colpo di testa in anticipo sul primo palo, Alessandro ha cercato la soluzione come nel derby, il taglio di Seba, occhio a Seba, è scivolato Sturaro, palla morbida secondo palo a cercare Pardo, anticipato, poi la conclusione di Giacomo Figueiras, vediamo se c'è deviazione, no, sicuro comunque Prado nell'allungare questo pallone, occhio al calcio d'angolo, colpo di testa del 21 bianconero, del 27 bianconero con di Sturaro. Buona l'apertura verso Alessandro che prova a innescare Mandžukić, Proto con un gran riflesso su Mandžukić. Avevo due opportunità, questo colpo di testa. Il movimento da parte di Pardo, uno contro uno, c'è Sturaro in quella zona, Pardo va col mancino, Buffon. Viene con Giacomo Figueiras, vuole in fondo, altra sterzata, pallone che filtra, autopalo di Engels. Costa, occhio a cross in mezzo, la deviazione di Bala, poi Proto. C'era stata un'altra deviazione, miracolo quello di Proto. C'è pressione su di lui, altra apertura verso Cuadrado, deve scalare il pressing la difesa greca e colpo di testa di Dybala, che non è esattamente la specialità della casa, prende un pallone basso. Appoggio per Douglas Costa che va alla conclusione. Pallone che finisce sul fondo, poi nel rimbalzo tocca la rete. D'altra parte sta arrivando Seba, ancora Pardo che potrebbe servire Seba, ma sbaglia, non è finita, poi il mancino alto proprio di Seba. Mangio che ci lascia sfilare, è buona per Alessandro, occhio ad Alessandro, il tocco morbido in mezzo, Higuain, il pipita, 1-0 Juve, freddissimo, Higuain torna a segnare nel momento più importante. Quando si dice la tecnica Pierluigi, prova a salire Higuain, dentro Dybala, e poi 2-0! E poi 2-0 di Mandžukić, di ginocchio, il tap-in di Mandžukić, grande merito di Dybala.